Il TAR di Salerno ha bocciato il ricorso presentato dal Comitato Ambiente e Salute di Albanella in opposizione all'autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania alla MGM a costruire un impianto di trattamento rifiuti in località Tempone Giampietro. Al momento è in corso di valutazione il ricorso al Consiglio di Stato. Ad entrare nel merito della questione l'avvocato Simona Corradino, che insieme all'avvocato Lanocita difende gli interessi del comitato e dei cittadini ricorrenti. Ieri era stata fissata la Camera di Consiglio per la discussione della sospensiva. Il TAR ha ritenuto che la causa fosse matura anche per una decisione in forma semplificata, cosiddette sentenze brevi, e la sentenza che è stata depositata questa mattina ha respinto un ricorso proposto dal comitato e dai cittadini sulla serie di argomentazioni ritenendo legittimo l'operato della Regione Campania. Diciamo che questa sentenza, per quanto ci concerne, segna un vistoso cambio di posizionamento del TAR Campania-Salerno sulle questioni ambientali, in una visione che oggi è sicuramente anacronistica, una visione che vede ancora una volta prevalere l'interesse economico-imprenditoriale rispetto a quello ambientale. Naturalmente questo desta delle perplessità, soprattutto quando si controverte di un deposito e di trattamento dei rifiuti in un territorio a vocazione agricola, qual è quello sostanzialmente di Marinella. E quando la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale, a nostro modo di vedere, costituiscono delle questioni dalle quali l'azione amministrativa non può più prescindere. Per questo motivo noi stiamo valutando, insieme al dottore Aquino e a tutti i cittadini, che secondo me in maniera meritoria stanno portando avanti una lotta di civicità, stiamo valutando appunto di appellare la sentenza al Consiglio di Stato affinché vengano valutate le nostre motivazioni. Quindi ci sono i margini per un ricorso al Consiglio A di Stato? nostro modo di vedere sì, perché diciamo non ci riteniamo soddisfatti rispetto a quelle che erano le nostre argomentazioni e quindi riteniamo di poterle portare avanti anche davanti al Consiglio di Stato. Stiamo valutando un po' tutti i profili, da un primo sommario esame riteniamo che ci siano degli elementi che possiamo favorevolmente valutare per la proposizione dell'appello in Consiglio di Stato. Naturalmente dovremmo anche sotto questo profilo discuterne con i clienti, con i cittadini e con il dottore Aquino che, diciamo, anche quale presidente del Comitato Casa, sta portando avanti questa battaglia. Le persone che vivono lì, secondo me, a buon diritto, devono portare avanti una battaglia fino alla fine, affinché vengano ascoltate anche nella sede di appello.